Ricapitoliamo velocemente i quattro punti che servono per preparare il soggetto, l'argomento della vostra presentazione. Allora, il primo era definire delle linee guida in base al tipo di argomento che trattate, al pubblico che vi trovate di fronte. Il secondo è quello di scegliere un approccio di come presentare il soggetto. E il terzo, che trattiamo ora, è quello di creare una struttura, dove poi andremo a mettere l'ultimo passo che è creare, scegliere i contenuti, che cosa dire e come organizzarlo all'interno della nostra presentazione. Ora, la struttura di una presentazione non differisce molto da una classica di qualunque altra forma di comunicazione. Si compone cioè di tre fasi abbastanza distinte, l'apertura, il corpo e la chiusura. Ora, i termini possono anche variare. Non è questo che ci interessa, l'aspetto fondamentale è che sono tre fasi distinte con dinamiche.